velocemente, Presidente Berlusconi, il Presidente Mattarella, ma anche gli amici Zingaretti e altri esponenti della sinistra ci dicono sempre coesione e condivisione. Coesione vuol dire non spaccare l'Italia tra garantiti e non garantiti. Ecco, io credo che questa sia la prima missione di questa legge di bilancio dentro la pandemia. Non dividere ulteriormente il paese. Non si possono trattare in maniera diversa gli italiani, in ragione del fatto che siano lavoratori dipendenti o che siano lavoratori autonomi. Il vero problema, il vero punto, il nodale centrale della nostra proposta è proprio questo: trattare tutti alla stessa maniera, garantire tutti alla stessa maniera, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, imprese, partite IVA, tutto il mondo del lavoro deve essere garantito alla stessa maniera. Per questo servono risorse. Noi diciamo uno scostamento di 50 miliardi, la metà del passato scostamento che avevamo noi stimato correttamente e il governo no. Servono 50 miliardi tutti e subito con questo messaggio chiarissimo: garantire tutti alla stessa maniera. Se c'è da soffrire, si soffre tutti. Se c'è da essere garantiti, si deve essere garantiti tutti alla stessa maniera. Abbiamo fatto una proposta per il lavoro autonomo, visto che le garanzie per il lavoro dipendente sono già state storicamente strutturate e quindi stanno funzionando. Abbiamo fatto una proposta per garantire sui costi fissi le imprese e sul reddito le altre tipologie di lavoro autonomo, in maniera tale che ci sia la stessa medesima dose di garanzia a tutti gli italiani. Questa è la coesione, Presidente Mattarella. Questa è la strategia di coesione. E questo si può fare con la condivisione degli strumenti da parte delle forze politiche in Parlamento. Decidere insieme. Vedete, il 18 di ottobre il governo aveva approvato la legge di bilancio. È passato un mese, me la sono guardata l'una con l'altra. Le leggi di bilancio sono rimaste sostanzialmente le stesse, 39 miliardi e mezzo era quello di ottobre, 38 miliardi e mezzo, questo è un miliardo in meno, i capitoli sono rimasti gli stessi, gli errori rimasti gli stessi, il minimalismo lo stesso, l'inadeguatezza lo stesso. Allora, la condivisione si deve realizzare in questo: riscriviamo insieme la legge di bilancio, perché se si dovrà fare lo scostamento comporterà una riscrittura, ma non per disperdere in decretini inutili l'azione del governo, ma per rispondere a un unico obiettivo: garantire tutti gli italiani alla stessa maniera. Non ci devono essere italiani di serie A e italiani di serie B, imprese di serie A e imprese di serie B, ad capocchiam, nel senso che si stanno ricevendo ristori differenziati l'uno dall'altro, l'uno doppio, l'altro la metà, tra il decretino 1 e tra il decretino 2. Inaccettabile. E per questo noi abbiamo proposto, Berlusconi ha proposto, di lavorare insieme in tutta questa sessione di bilancio. In tutta questa sessione di bilancio, doppio relatore, gli strumenti li si trovino, ma di lavorare insieme in questa sessione di bilancio. La nostra proposta è chiara, tutto è subito, 50 miliardi di scostamento. Avevamo ragione a marzo, abbiamo ragione anche oggi. E il New Deal, un grande accordo di grande chiarezza che tutti possono capire, un impegno da parte di tutte le forze politiche di garantire lavoro dipendente e lavoro autonomo alla stessa maniera. Gli strumenti si trovano, ci sono sul tappeto, noi l'abbiamo detto, noi siamo disponibili a tutto questo. Se no, no. Grazie.